La Juventus vince a San Siro e va in semifinale. Per l'Inter un'altra delusione nonostante la generosità e la grinta. Squadre rimaneggiate, partita molto vibrante, specie nella ripresa e nei supplementari. In buona serata Schillaci, mentre i nerazzurri mandano avanti i difensori a cercare il gol. Qui vediamo Bergomi. Nella ripresa l'Inter in percussione con Fontolan nella girata e Breme, autore di questo diagonale. Peruzzi è in grande serata e per i nerazzurri c'è il pericolo di Baggio, inserito da Trapattoni al posto di Alessio. L'Inter è però molto determinata ed il gol di Ciocci su imbeccata di Berti apre le speranze di qualificazione dopo l'1-0 dell'andata. La squadra di Suarez sembra adesso scatenata, ma Peruzzi riprende a parare tutto. Si va insomma ai tempi supplementari ed i nerazzurri cercano di passare con Del Vecchio, sostituto di Fontolan. Ma la Juventus, grazie a Baggio, riesce con una bellissima punizione a battere Zeng con un tiro sotto la traversa. È praticamente il gol che decide la partita, perché l'Inter crolla psicologicamente. Comunque si butta generosamente in avanti. C'è un gol annullato al Del Vecchio per fuorigioco, lo vedete, e a questo punto si verifica il brutto fallo di Montanari nel secondo tempo supplementare su Di Canio, che esce dal campo. L'espulsione di Desideri per somma di ammonizione ed il gol di Baggio in contropiede dà il successo alla Juventus per 2-1. Comunque anche l'1-1 avrebbe qualificato la squadra bianconera. Era da tanto che aspettavo di far gol su punizione, magari in un momento importante. Stasera è arrivato in un momento in cui ci giocavamo la qualificazione, per cui sono molto contento.